Hola, buon dia, colazione. A casa di stanotte questo bellissimo Ducato azzurro. Qua ci sono io. Allora, questo è grande. Questo è piccolo e poi c'è Piga. Piccolina, che carina. E dai, ho dormito ospite da questi ragazzi dei camper, che lì c'è appunto questo parcheggio dove sono in tanti che vivono lì. È stato molto carino. Dai, ieri sera abbiamo fatto un po' di schitarrate a giambè, qualche birretta, e è stato molto molto piacevole. E il posto è veramente incredibile. Vediamo se si vede qualcosa. Questo è il paesino di Las Negras, paesaggio, e noi siamo saliti qua da questa strada e più in là c'è il parcheggio. Ci si mette un'oretta a piedi, credo, se non poco meno. C'è un vento della Madonna, controvento da tutta la mattina, salita, discesa e pianura, sempre cambio più corto e spingere, spingere. Ah, mi stressa un po' il vento, dai, però stiamo andando bene. Dai, che bello dopo che oggi comunque molto vento, un po' l'umore un po' basso, però sono stato qua adesso e appena andato via con un signore spagnolo di Granada, anche lui in viaggio con la bici. La prima volta che incontro qualcuno in viaggio con la bici e che ci fermiamo a parlare. È stata un'oretta, mi ha offerto anche un po' da mangiare, pane, salame, formaggio, e poi adesso lui se n'è appena andato, piega lì. Non ho voluto far video con lui, dai, perché un po' mi vergognavo. Mi vergogno a chiedere di fare il video assieme. Però dai, mi ha fatto molto piacere. E lui adesso torna di Granada, ha fatto un giro di una settimana, 10 giorni qua, sta tornando verso Granada. E io tra poco mi devo fare scavalcare questa cosa, la salita, e poi continuo per la costa, per di qua. E mi ha detto che c'è il vento tutta la settimana. Vabbè, dai, adesso cerco di farmene una ragione. Eccoci qua, allora ieri video bello, oggi video brutto, già finito. E niente, dai, qua c'è Piga. Sitio. E ho montato la tenda col setup completo con tutti i picchetti e i tiranti perché ha fatto vento tutto il giorno e in teoria dovrebbe continuare. E adesso sto facendo l'acqua calda. È la prima volta che la faccio così vicino alla tenda e sono un po' preoccupato perché non vorrei che mi si bruci. Però siccome c'è vento, volevo provare, insomma, appunto a usare il fornello vicino alla tenda in modo da usare la tenda per ripararsi dal vento.
E niente, dai, mi sono appena accorto tra l'altro che il telefono qua non prende, quindi non so se riuscirò a caricare come ieri. Vabbè. Adesso provo a riavviarlo e vediamo. Comunque lì c'è il mare. E magari adesso provo a spostarmi lì col telefono a vedere se per caso li prende, perché qua siamo un po' in un cuneo. E niente, dai, giornata un po' difficile perché ha tirato vento tutto il giorno e non lo so, non è stato particolarmente complesso il tragitto che ho fatto, però mi ha preso un po' di malinconia. E invece mi ha fatto molto piacere incontrare il signore spagnolo cicloviaggiatore con tanta esperienza, e alla fine si è stati un'ora a chiacchierare e mi ha detto un po' di cose utili, dai. Niente. Penso che sia la buonanotte questa qua, anche se è presto, sono le 5, 5 e mezza. Però sono molto stanco e appunto con l'ottica di dire che devo imparare a pedalare di meno e quando sono stanco mi fermo. Dai, che bello, perché per due notti non l'ho usata la tenda e poi ogni volta che la riuso mi fa piacere. Che bomba. Ciao, buonanotte. Sitio. E dai, ci abbiamo la spiaggetta privata. Ciao. Che bella che è la mia tenda. All'acqua calda ci ho messo 2 secondi a farsi, e poi di qua c'è l'altra vista. Dai, bellissimo. Ribuonanotte.